Lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Ho ascoltato queste letture, fratelli e sorelle carissimi, su cui faremo un paio di brevi riflessioni, a partire da San Paolo, soglia ormai della sua partenza verso Roma, come Gesù gli ha annunciato, e si prende anche lui il processo dinanzi alle autorità religiose, e abbiamo visto come San Paolo è attento nel mettere in pratica un'esortazione di Gesù. Ricordate che Gesù ha detto: siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Qui San Paolo ha utilizzato un po' di sana prudenza, perché avendo visto che c'erano i sadducei insieme ai farisei a giudicarlo, dice: ah, io sono qui a testimonianza della risurrezione dei morti, perché Cristo è risorto. E voi ricordate nel Vangelo che i sadducei non ci credevano con la risurrezione, e quindi ha fatto in modo che si mettessero a litigare tra di loro, e addirittura i farisei dicono: no, non gli ha parlato un angelo, e gli altri volevano linciarlo, e quindi succede un po' di finimondo, no? E quindi poi il magistrato lo interrogherà personalmente, lo vedremo nei prossimi giorni, e lui si appella a Cesare e va a Roma, come Gesù gli dice: coraggio, come testimoniato di me a Gerusalemme, così è necessario che tu dia testimonianza di me anche a Roma. Quindi vedete come attraverso le vicende anche tumultuose si compiono i disegni di Dio, all'interno dei quali c'è un po', ecco, di sana, saggia e santa cooperazione umana. Ecco perché certamente se il processo fosse finito a Gerusalemme, giudicato da quelle autorità, San Paolo non ci sarebbe andato mai. Quindi il Signore si è servito anche di questa santa astuzia dell'Apostolo per il compimento dei suoi disegni. Questo ci ricorda anche che certamente siamo nelle mani della Divina Provvidenza, però come sempre ci hanno insegnato i maestri di spirito: tu fai come se tutto dipendesse da te, sapendo che niente dipende da te. Ecco, star nelle mani della Divina Provvidenza e della Divina Volontà non scada mai meglio nel fatalismo. Quindi il fatalismo è un difetto, quindi pensare che tutto si compie come se ci fosse un fato ineluttabile, senza che noi ci dobbiamo mettere nulla del nostro. Questo la Chiesa non l'ha mai insegnato e non è da insegnare, perché non è corretto. Due cose belle del Vangelo. Numero uno, il mondo non ti ha conosciuto, dice Gesù. Il mondo non può conoscere il Padre. Ovviamente l'abbiamo già visto nei giorni scorsi, quella parte di mondo radicalmente impenitente e negativa che ha scelto di chiudersi inesorabilmente all'azione della grazia e di schierarsi con atto cosciente dalla parte del male. Vi ricordate le giorni scorse abbiamo commentato: non prego per il mondo ma per coloro che mi hai dato. Non è che il Signore non vuole che tutti siano salvi, ecco, ma ha presente queste situazioni davvero difficili. Non certamente perché la sua onnipotenza non sia infinita, ma perché lui non forza mai i cuori e le libere volontà. E poi questa parte finale della preghiera è un grande anelito, una grande supplica del Signore perché i suoi si mantengano sempre nell'unità. Sapete che noi viviamo nella Chiesa una. Che significa una? Quali sono i fondamenti dell'unità della Chiesa? Saprete rispondere a questa domanda. Il primo fondamento è che una è la fede divina e cattolica. Questo è il primo fondamento della comunità. Una è la fede divina e cattolica. Uno solo è il battesimo. I sacramenti sono gli stessi in tutta la Chiesa. Non ce ne sarà né uno di più né uno di meno. E poi ci sono le figure gerarchiche, che se fate attenzione sono tutte quante monocratiche, perché il Papa è uno, il Vescovo è uno, e anche nel piccolo, se volete, un surplus, il parroco è uno. Cioè tutti questi uno sono a custodia della grande unità della Chiesa. La Chiesa è una perché mantiene l'unità con Cristo, custodendo la fede, trasmettendo la fede senza alterarla, custodendo i sacramenti per quello che sono e mantenendo viva la successione peregrina e la successione apostolica. Voi sapete che nel corso della storia l'unità è stata distrutta dall'eresia, cioè quando uno rompe l'unità nella fede, dallo scisma, quando uno rompe l'unità appunto con
i legittimi successori di Pietro o degli Apostoli, e anche dalle alterazioni da parte di alcune confessioni che hanno smontato completamente l'impianto sacramentale della Chiesa, riconoscendo varie soltanto il battesimo o altre cose di questo genere. L'unità certamente va sempre custodita, e coloro che nella Chiesa rappresentano l'unità hanno il compito grave, noi dobbiamo sempre pregare, di promuovere, mantenere e custodire l'unità. Voi capite che non ci può essere mai però nessuna forma di unità quando non si è anzitutto uni e fermi nella custodia e nella promozione, nella difesa, nella tutela della verità. Quindi è da lì che parte il principio unificante dell'unità. Preghiamo sempre che nella Chiesa questo possa essere costruito e mantenuto. Siano lodati Gesù e Maria.